Claudio Pea. Ciao Claudio, ciao Claudio, buonasera a te. Ciao Claudio. Ciao, ciao a tutti, ciao Luciano. Ciao Claudio. Mitico. di recente Claudio Pea, proprio da questi microfoni, nel corso della nostra trasmissione Tira Pietre, ha avuto parole molto, molto belle nei confronti di Luciano Moggi, quindi per dovere di ospitalità chiedo subito a Claudio Pea di fare la prima domanda al direttore Luciano Moggi. Luciano mi conosce, quindi la domanda la faccio bruciante subito. Lui avrebbe comprato Ronaldo? Ah, bella questa domanda, eh? Diciamo che io ammiro Ronaldo per quello che può fare, però probabilmente ne avrei fatto anche a meno, ecco. Anche perché il costo è praticamente rilevante, il giocatore direi avanti con l'età, e la Juventus ha vinto anche senza Ronaldo quello che sta vincendo Ronaldo. Direttore, la seconda domanda la faccio io invece, da un campione, perché chiaramente stiamo parlando di uno dei calciatori, se non il più forte di questa epoca, insieme a Lionel Messi. Io, dal punto di vista della cifra tecnica, della qualità, preferisco l'argentino, però è doveroso dire che i numeri di Cristiano Ronaldo sono davvero importanti. Però da un campione, dicevo, come Cristiano Ronaldo, passiamo a colui che è il calcio in senso assoluto, Diego Armando Maradona. Io volevo il ricordo più dolce che lega Luciano Moggi a Maradona, se c'è qualcosa di inedito che magari non ha mai detto e che vuole dire da questi microfoni. Dureremmo un'ora a parlare. Magari. Quindi ho avuto problemi con lui, ma ho avuto tante soddisfazioni, per cui è difficile anche stabilire qual era la cosa migliore, perché è stato un tribolare, perché Diego in campo era difficile portarlo durante la settimana degli allenamenti, però poi era un piacere vederlo giocare quando vinceva le partite da solo, che devo dire. E io penso che di tutti quelli che sono stati citati adesso, che sono anche dei campioni indubbiamente, ma Maradona era un fuori classe, quindi niente da mettere insieme a dei giocatori pure importanti come quelli che sono stati citati, ma lì si trattava proprio di qualcosa fuori da norma. C'è una giocata. Ed era Maradona praticamente in tutte le sue manifestazioni. Direttore, c'è una giocata in particolare che le è rimasta particolarmente impressa? Un momento tecnico dove lei ha detto: questa cosa che ha fatto ora me la ricorderò per sempre? No, ma non solo io, me la ricordo anche Tacconi, per esempio. Me la ricordo anch'io. Tacconi ancora sta cercando il pallone. Ti ricordi che la puntata scorsa l'ho detta? Assolutamente sì. Direttore, torniamo un attimo alla Juve, ma secondo lei che sa sempre un po' tutto, ma Dybala resta? Dybala resta, li rinnovano il contratto. Praticamente gli è già stata fatta una proposta, quindi, ma penso che la Juve con Dybala ipotizzi praticamente un ciclo, perché Dybala è anche oltretutto un giocatore giovane, un ragazzo giovane, quindi con possibilità di rimanere per lungo tempo alla Juventus e dimostrare quello che vale, anche se l'ha già dimostrato. Claudio, invece tu hai notizie diverse rispetto al direttore Luciano Moggi, rispetto a Dybala, o se secondo allora, te... Quello che per me dice Luciano è Vangelo. Io perciò glielo ho chiesto. Figurati se la Juve, sì, se vogliono fare un'altra pazzia dopo quella che hanno fatto per Ronaldo, vendere Dybala. Le ultime che so io è che Dybala ha manifestato amore eterno alla maglia, che lui ha detto che non se ne andrà mai dalla Juve se, l'ha detto oggi, se non lo mandano via, che non è vero che ha chiesto tutti quei soldi lì, e risulta anche a me. Certo che guadagnare un quinto di Ronaldo mi sembra un po' poco. Quindi lui resterà alla Juve e speriamo che invece cambi qualche d'un altro.
a scadenza di contratto. Direttore, vedi Claudio, tu la pensi esattamente come me, eh? Noi non, sa, perché, non a caso abbiamo chiamato voi due insieme. Io volevo chiedere, io ti dico solo una cosa, che guardavo un attimo per andare a vedere il passato di Luciano Moggi, per capire perché in questi giorni si parla del più grande giocatore di tutti i tempi, e probabilmente io sono d'accordo con voi, è Maradona. Per me anche il più grande giocatore come simbolo è Paolo Rossi. Certo, sì, assolutamente sì. Grande, bravo Claudio. Il più grande fiuto calcistico è sicuramente Luciano Moggi. Pensate, nel 1972 ha preso il 16enne Paolo Rossi. Nel 1973 ha preso Claudio Gentile. Nel 1974 ha preso Gaetano Scirea. Il suo maestro era Italo Allodi. Ti certo. Serve qualcos'altro? Assolutamente no, io voglio solo sapere quando Luciano Moggi da ragazzino ha capito di avere un grande fiuto nel mondo del calcio, cioè nel senso di individuare subito i calciatori forti, perché se c'è una cosa che si può dire di Luciano Moggi è che dal punto di vista calcistico raramente ha sbagliato un calciatore. È vero, è vero. Direttore, quando ha capito di essere Luciano Moggi? Ma queste sono cose che non si capiscono. Si va sui campi, si va sui campi e poi si decide, magari anche azzardando qualcosa. Non so se vi ricordate quando presi Ibrahimovic, criticavano tutti questa scelta. È vero. Perché dicevano che era un giocatore che andava in porta con la palla. Io però, esatto, che avevo seguito questo ragazzo ad Amsterdam per 3 mesi, continuamente, ma andavo 2 giorni alla settimana ad Amsterdam a vedere soprattutto gli allenamenti, e vedevo che praticamente tirava da 30 metri delle bordate da far paura. Ecco, queste cose qui praticamente non si imparano dagli highlights come fanno tanti dirigenti, si imparano andando sui campi di calcio a vedere i giocatori. E io probabilmente non ho sbagliato tante volte, anche perché avevo un'abitudine di non guardare filmati, ma di andare a vedere sul campo quello che... Direttore, però è anche vero che c'è tanta gente che va a messa e non la capisce, quindi c'è anche bisogno di un certo fiuto e un certo talento di base, no? Ma adesso per questo motivo hanno cambiato, dal latino hanno portato all'italiano. Questo è meraviglioso. Direttore, invece le volevo chiedere appunto se c'è stato un errore e nel caso quello che non rifarebbe, nel caso ci fosse nel stato. Corso della sua lunghissima carriera tra Torino, Juventus, Napoli. Ma devo dire che di grandi errori non ci sono stati, certamente sbagli, si può sbagliare, è umano sbagliare. Per esempio, che ne so io, ho rischiato anche sulla pelle mia. Voi non so se ricordate quando portai Zola a Napoli. Come no, ce lo ricordiamo benissimo. L'ho presi da una squadra di dilettanti, la Torres. La Torres. E doveva sostituire addirittura Maradona quando Maradona non giocava. Certo. E io mi ricordo di un fatto importante in questo senso. C'è stato un momento che Maradona non ha giocato una partita perché è arrivato in ritardo, ed era la partita Napoli-Lecce. Quando praticamente è stato detto che avrebbe giocato Zola, tutti hanno storto il naso. Quella partita l'abbiamo vinto 1-0 e il gol dell'1-0 era di Zola. Gianfranco Zola, grande. Come sempre, era stata posta una domanda di rito, vestendo la maglia numero 10 gli dissero: che effetto ti fa scegliere la maglia numero 10? E lui disse: ma questa è una maglia come le altre, intendeva dire come confezione. È successo un finimondo, perché Maradona se n'era avuto a male, mi è toccato incazzarmi a me diverse volte per mettere pace tra i due, e Zola poverino quasi quasi piangeva al cospetto di cotanto giocatore. Certo. Direttore, non so se gliel'hanno mai chiesto, ma credo di sì, però a me non mi è sembrato di leggerla una dichiarazione sua in proposito. Quali sono i 5 calciatori italiani, secondo lei, più forti di tutti i tempi? A proposito anche di Paolo Rossi, no? Beh, sono dei ruoli importanti. Sicuramente Paolo era il migliore. Come concetto di attaccante, l'abbiamo visto da campionati del mondo,
ma non solo, tenete presente che Toragazzino portato a Torino, il capo del settore giovanile mi disse: ma non lo possiamo provare perché tra i più giovani degli altri. Ti preoccupato, portalo, poi vedrai. Infatti Paolo Rossi venne a Torino e con le finte metteva per terra tutti gli altri molto più vecchi di lui, quindi questo è fuori dubbio. Gli altri quattro? Se andiamo a cercare praticamente un altro giocatore importante, magari direi determinante, Scirea, come si fa a disdegnare un giocatore come Scirea? Vorrei mettere poi un giocatore che magari, essendo un difensore, qualcuno storce il naso, è Chiellini, perché Chiellini fa reparto, Chiellini comanda la difesa, purtroppo adesso ha una certa età. Direttore, mi consenta, non come direbbe Berlusconi, ma nei primi cinque Chiellini io francamente non lo vedo. È vero tutto, ma è anche vero che praticamente il giocatore che sa comandare come Chiellini impedisce all'avversario di entrare in porta, e purtroppo non sempre sono presi in considerazione come un attaccante o addirittura come un portiere, perché tra i cinque sicuramente c'è Buffon, su questo penso che... Ma Roberto Baggio proprio non lo mette, direttore? Totti. Roberto Baggio, no, lo stavo per mettere, se poi... Però Buffon ha fatto fuori Totti poi. Sì, ma se mi lasciate parlare, io Roberto Bettega. Allora andiamo avanti su Claudio Gentile. Allora Roberto Baggio, Cannavaro. Roberto, sa quanti ne possiamo citare? Esatto. Io però, che ho avuto a disposizione dei giocatori, vi devo dire che un punto di forza della squadra mia è stato Chiellini, perché Chiellini aveva praticamente aveva proprio lo stile di chi andava a contrarre l'avversario e poi andava anche a segnare dei gol, e dava una copertura alla difesa che voi neppure immaginate, quindi bisogna conoscerli, certo, i giocatori, ed è stato un punto di forza anche della nazionale nostra. E adesso voi vedete che, non essendoci Chiellini in difesa nella Juventus, la Juventus subisce sempre qualche gol, certo. Questo bisogna valutarlo. Certo, poi se vi parlate di Roberto Baggio, per esempio, io vi dico che ho venduto Roberto Baggio. Luciano, posso fare una domanda al volo? Quando l'ho trovato, chi prenderesti adesso alla Juve? Chi porteresti adesso alla Juve? Un giocatore, puoi comprare un giocatore a gennaio, chi compreresti? No, adesso nella Juve non si può comprare nessuno, anche perché i ruoli sono talmente coperti. e magari c'è un qualcosa da dire, che a centrocampo ci sarebbe da dare una rimata a questo centrocampo che non funziona. E Claudio Pea è d'accordo sicuramente su questo. Io andrei a prendermi Pogba, se avessi i soldi. Pogba? Però Claudio, i ritorni sono sempre un po' particolari. Pogba è vero che qui è stato praticamente un grande all'inizio, ma i ricordi non vanno di pari passo con il campo. E Pogba, durante la sua attività in Inghilterra, non è che abbia fatto grandi cose, anzi. Quindi, e poi dopo Pogba è stato venduto per una certa cifra e la Juventus, quantunque, praticamente non abbia il valore. Senza dare grandi cifre, per esempio, qual è la tua idea che ti sei fatto di De Paul, giocatore dell'Udinese? Lo prendere subito. Parliamo la stessa lingua allora. Io... Tu mai anticipato un qualcosa che volevo dire, direttore, per concludere. Il classico giocatore per la Juventus. Per dirti, ci conosciamo da quando Luciano era addirittura al Torino e andavamo a cena. A proposito del Torino, io da tifoso, per concludere, voglio ringraziare Luciano Moggi per aver fatto in particolare un acquisto dal Torino. Giovanni Francini, io ancora lo ringrazio, perché stiamo parlando di uno dei terzini italiani più forti di sempre, che ha avuto la sfortuna... credo che era dietro solo Paolo Maldini, no? A quei tempi era veramente un giocatore importante. Lo strappò alla Roma, importante. Questo è vero, no? O è solo una dicerita? No, è vero.
Direttore, grazie per essere stato con noi, grazie di cuore davvero per aver accettato il nostro invito. Grazie, auguri. No, ci risentiremo per Natale, lo speriamo. Grazie, grazie al direttore Luciano Moggi, sempre prezioso. Grazie a Claudio Pea, che ci onora sempre della Natale. No, come Natale? C'è ancora un'altra puntata, Claudio. C'è ancora una puntata prima di Natale. C'è ancora una puntata prima di Natale. Lo scambio dei regali, caro Claudio. Un abbraccio a te, siamo un brindisi in diretta. Grazie Claudio, un abbraccio a te.